Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vedremo come realizzare una crostata esotica. Perfetto! A questo punto uniamo la farina tutto in un colpo, mettiamo quindi la purea di mango fredda, così, bellissima, perlomeno a me piace tanto. Dunque, la lezione è terminata, una grande lezione, tanti passaggi, però un risultato veramente spettacolare. Quindi la lezione è terminata, ci vediamo quindi per una foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!